Il rilancio dell'industria, favorire convergenze e sinergie nelle filiere lunghe tra nord e sud. L'automotive, l'aeronautica, l'agroalimentare, similitudini e interdipendenze. È stato questo il tema del convegno che si è svolto nella sede del Banco di Napoli alla presenza del governatore della regione Piemonte, Chiamparino, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. In questo paese di politica industriale non se ne fa molta e questo potrebbe offrire lo spunto, magari utilizzando in modo più coordinato i fondi europei che le regioni hanno a disposizione, per fare invece un sostegno alla ricerca, all'innovazione in settori che sono strategici per la competitività del nostro sistema economico. L'agroindustria è un altro campo che per fortuna coinvolge anche molte altre regioni. Poi c'è un tema che andrebbe affrontato, che è quello delle piattaforme logistiche, perché Napoli è sicuramente un punto di riferimento di una possibile piattaforma logistica del medio-basso Tirreno. Il Piemonte è il retroporto naturale del sistema dei porti liguri. Noi dobbiamo sviluppare e diventare competitive la nostra piattaforma logistica nei confronti di quelle del nord Europa. Si è raddoppiato il traforo del canale di Suez e noi continuiamo a trattare merce che parte dalla Cina e arriva a Rotterdam, il che è un non senso per il nostro paese. Il convegno, introdotto dal presidente del Banco di Napoli, Maurizio Barracco, e dal presidente di SRM, Paolo Scudieri, ha avuto lo scopo di evidenziare il grado di connessione che il tessuto produttivo della Campania ha con il centro-nord. Così ai nostri microfoni, Maurizio Barracco. Semplicemente integrando le filiere produttive e quelle attive, automotive, aerospazio e naturalmente il settore agroalimentare. Si rafforzano, rafforzandosi investono in innovazione, tecnologia, diventano più competitive e naturalmente aumenta l'export.